Valentina, ci stai bene in questo mondo? Ma certo che ci sto bene. Cos'è che ti piace di più? La musica, l'organo della chiesa, i preti rossi. Ah, i preti rossi. Sì, i preti rossi. I colori. I colori. E tu? E tu invece non mi piaci perché hai una faccia da scimmia. Da scimmia. Bentornati in soffitta e benvenuti a un nuovo episodio del podcast dedicato alle bellissime protagoniste che hanno reso cult il cinema italiano. Questa puntata è dedicata a un'iconica attrice degli anni 60 e 70, Neve Navarro Garcia, conosciuta anche come Susan Scott. Un video felice questo, dove non ci sono tragedie in agguato, ma solo un doveroso e sentito omaggio, con tante bellissime immagini. Neve Navarro, nota anche come Susan Scott, è stata una figura affascinante e talentuosa del cinema italiano degli anni 60 e 70. La sua versatilità come attrice le ha permesso di attraversare tantissimi generi cinematografici, dimostrando il suo eclettismo e la sua abilità nell'interpretazione di ruoli diversi. Dalla commedia all'erotismo, dal western al poliziottesco, ha affrontato ogni sfida con dedizione e talento. Se ti sei perso una puntata del podcast, non disperare, la puoi recuperare nella playlist dedicata, ti lascio il link nella descrizione del video. Se non sei ancora iscritto alla soffitta, iscriviti per rimanere sempre sintonizzato sui miei contenuti, perché, mi pare proprio il caso di dirlo, ne vedremo delle belle, belle, bellissime, come la nostra Neve Navarro. Neve Navarro è nata il 10 novembre del 1938 ad Almeria, in Spagna, sotto il segno dello Scorpione. La sua carriera cinematografica l'ha portata in Italia, dove ha lavorato accanto a celebri attori come Totò e Lino Banfi. Il suo debutto cinematografico in Italia è avvenuto nel 1964, quando ha recitato accanto a Totò nel film Totò d'Arabia, coproduzione italo-spagnola, interpretando Doris, una bellissima spia al servizio dell'intelligence service britannica, che ammaia lo sceicco del Kuwait, Ali El Buzur, e che permette a Totò di guidare contro di lei la cavalcata delle 100 mogli dello sceicco ingelosite. Un altro titolo che non possiamo tralasciare è La morte ti accarezza a mezzanotte, film del 1972 diretto da Luciano Ercoli, che è diventato poi suo marito. Questo film ha segnato il punto di svolta nella sua carriera, facendola conoscere al grande pubblico che è da subito l'amata per la sua espressività e il suo fisico mozzafiato e che, pensa che strano, la voleva vedere sempre più spogliata. Gli occhietti curiosi dei suoi fans saranno subito accontentati perché Neve Navarro girerà molti film sexy e poserà nuda per le riviste del settore. Infatti, la versatilità di Neve Navarro non si è limitata a un solo genere, ha attraversato diversi stili cinematografici, passando dallo spaghetti western con titoli come Indio Black, sai che ti dico, sei un gran figlio di Gianfranco Parolini del 1971, Una pistola per Ringo di Lucio Tessari del 1965 e il sequel Il ritorno di Ringo, sempre di Lucio Tessari e sempre del 65. Fino alla commedia erotica italiana, dove è diventata una delle principali partner di attori come Lino Banfi e Renzo Montagnani. La ricordiamo molto, ma molto volentieri, in film come L'infermiera nella corsia dei militari, di Mariano Laurenti, e Il vizio di famiglia, sempre di Mariano Laurenti, del 1975. Tra i film più noti di Susan Scott ci sono Totò d'Arabia del 65, Kiss Kiss Bang Bang del 66, La morte cammina con i tacchi alti del 71, Emmanuel e gli ultimi cannibali del 77 e titoli erotici che sono tutto un programma come Emmanuel e Lolita, regia di Henry Sala del 78, Cugine mie di Marcello Avallone, Candide e Lolita, sempre di Henry Sala del 79, Orgasmo nero, regia di Gio D'Amato del 1980, La moglie in bianco, L'amante al pepe di Michele Massimo Tarantini del 1981, solo per citarne alcuni perché sono davvero tantissimi. Infatti Neve Navarro, alias Susan Scott, ha recitato in circa 50 film durante la sua carriera. Nel 1981 una delle sue ultime apparizioni, nel film Miele di donna, diretto da Angelucci con la SPAC, la Goldsmith, Fernando Rei e Luc Merenda.
la sua carriera declina progressivamente e fino al 1989 non gira più nulla. Interpreta Fiori di Zucca al fianco di Marina Suma fino all'ultimo film ufficiale, Casa di Piacere, film erotico di Alex Damiano del 1989, che chiude di fatto la sua carriera. Da quel momento si ritira dagli schermi, intervenendo solo a serate celebrative sul cinema. Nonostante avesse il potenziale per ruoli più importanti, Nives Navarro è stata talvolta limitata dal cliché dell'attrice prosperosa e dalle forme accattivanti. Tuttavia, il suo talento è indiscutibile e avrebbe potuto essere un'autentica protagonista. A questo proposito, vorrei sapere da te che cosa ne pensi. Lasciami un commento e se il video ti sta piacendo, non dimenticare di farmelo sapere con un like. Dopo aver abbandonato la carriera cinematografica, Nives Navarro ha deciso di tornare a vivere in Spagna, dove attualmente risiede. Nives Navarro è un esempio di talentuosa attrice che ha lasciato un segno nella storia del cinema italiano di genere. Anche se ora conduce una vita più tranquilla, lontana dai riflettori, il suo contributo rimarrà sempre un ricordo prezioso per tutti gli appassionati. Chiudiamo questa puntata con una riflessione sulla straordinaria bellezza e talento di Nives Navarro, meglio conosciuta come Susan Scott. La sua presenza magnetica sullo schermo è stata affascinante. La sua bellezza è stata innegabilmente uno dei tratti distintivi della sua carriera. Una donna che ha incantato la telecamera e il pubblico con la sua presenza e il suo fascino irresistibile. Però la sua carriera non si è limitata solo alla bellezza esteriore, perché Nives Navarro è stata un'attrice capace di immergersi in una vasta gamma di personaggi e generi cinematografici. Dal western all'erotismo, dalla commedia al giallo, ha dimostrato una versatilità straordinaria. Il suo impegno e la sua dedizione nel portare vita ai personaggi che ha interpretato sono evidenti in ogni sua performance. Purtroppo, come spesso accade, la sua carriera potrebbe non aver raggiunto le vette che avrebbe potuto conquistare, tuttavia rimane una figura iconica del cinema italiano degli anni 60, 70 e anche 80, amata e ricordata per la sua bellezza e il suo talento. Il suo contributo al mondo del cinema è prezioso e indelebile, e i suoi film sono considerati dei veri cult dagli appassionati e continueranno a essere apprezzati e riscoperti da nuove generazioni di cinefili. Concludiamo questa puntata ringraziando Nives Navarro, una regina del cinema italiano che ha lasciato un segno indelebile nella storia del cinema, e cliccando sul video qui accanto potrai scoprire che fine ha fatto quest'altra indimenticabile attrice.